c'è una crisi di stanchezza verso la decima cartella. Mi fanno un po' male i muscoli sopra le clavicole. E poi ho voglia di un caffè, del giornale, e so che questo è il momento buono. A quest'ora non hanno cominciato a mandare su e giù l'ascensore, perché escono piuttosto tardi gli inquilini di via Meneghino 2. Sradicato a Milano, straniero ovunque nel mondo. Così Luciano Bianciardi, nato a Grosseto il 14 dicembre del 1922 e scomparso prematuramente nel capoluogo lombardo il 14 novembre 1971, descrive se stesso. Un uomo a disagio, un anarchico errante nell'Italia della ricostruzione agli albori del boom economico, un utopista ironico e consapevole. Disagio, male di vivere, ironia, lungimiranza e utopia, coscienza del malessere nella società neo-industriale, isolamento esistenziale, sono le chiavi per attraversare la sua opera e una scrittura spesso aspra e sarcastica, illuminata da un senso profondo delle contraddizioni del suo tempo, che scontorna il ritratto pungente della vita italiana dei primi anni Sessanta. Lo so, direte che questa è la storia di una nevrosi, la cartella clinica di un'ostrica malata che però non riesce nemmeno a fabbricare la perla. Direte che se finora non mi hanno mangiato le formiche, di che mi lagno? Perché vado chiacchierando? È vero, e di mio ci aggiungo che questa è a dire parecchio una storia mediana e mediocre, che tutto sommato io non me la passo peggio di tanti altri che gonfiano e stanno zitti. Eppure, proprio perché mediocre, a me sembra che valeva la pena di raccontarla. Proprio perché questa storia è intessuta di sentimenti e di fatti già inquadrati dagli studiosi, dagli storici, sociologi, economisti, entro un fenomeno individuato, preciso ed etichettato, cioè il miracolo italiano. L'opera di Bianciardi per un po' di tempo è stata un po' trascurata, mi pare, insomma, negli ultimi decenni, no? Mentre ha una forza di rappresentazione e di denuncia fortissima, no? Rispetto ad un momento determinante della storia italiana, che era quello del boom economico, della scoperta dell'industria culturale. Ecco, lui è stato dentro fino in fondo all'industria culturale, vivendo nelle contraddizioni e aggredendola, partecipandovi fino in fondo e divenendone quasi un martire, direi, con una forza critica però eccezionale che ci fa vedere certe deformazioni dei comportamenti culturali che non sono legati soltanto alla struttura, diciamo, industriale dell'orizzonte editoriale, eccetera, ma sono un po' legati alla persistenza di certi modelli che venivano da lontano, di certe formule politiche, e di certe allucinazioni linguistiche che hanno agito fortemente nei comportamenti. Ecco, e forse la parola di Bianciardi ci può essere utile anche per capire certi aspetti dello stato culturale del presente. Bravo! Molto bravo, bravo, bravo. Bianciardi! Bianciardi! Allora, la Pitagora è finita, sei arrivato al successo, eccolo qua il successo, come un cantante contornato dalle ammiratrici a firmare autografi, bravo! Il successo è anche questo, ma non ce ne lamentiamo troppo perché può succedere ben altro. C'è il supermercato! Nella vita agra appaiono alcuni temi, come per esempio quello del miracolo economico. Il miracolo economico, dice Bianciardi nella vita agra, è
una grossa fregatura. Ora, La vita agra uscì nel 1962, adesso noi sappiamo nel 2022 che è stata una grossa fregatura, ma allora dirlo sembrava quasi una boutade, quasi un paradosso, no? Dire che il consumismo avrebbe prodotto danni enormi per noi che in quell'epoca vivevamo di consumismo era un altro paradosso. Dire, lamentare i mali dell'efficientismo, del lavorare sempre e lavorare troppo, sembrava in un'epoca in cui l'efficientismo era la parola d'ordine, sembrava anche quello un paradosso. Fare ironia su un'azienda, su una grossa azienda editoriale, sembrava addirittura quantomeno poco corretto. Addirittura predicare il lavorare meno, il famoso neocristianesimo a sfondo disattivistico e copulatorio, sembrava veramente fuori luogo. Intanto sono arrivati gli operai coi picconi e scavano la fossa, anche perché non hanno scordato di quando, 3 anni or sono, vennero in piazza con le macchine pesanti e aprirono una buca vasta come un cratere. Non si era mai visto nella zona scavo più grande e più drammatico. E tutti stavano a guardare con ammirazione, fino al giorno in cui riempirono il cratere e ci misero sopra, a coperchio, una tettoia di plastica azzurra tutta a guglie come una pagoda. Che cosa ci sia sotto nessuno l'ha mai capito bene, ma intanto, dicono, ci ha lavorato un branco di gente e come si sa il lavoro fa circolare la grana, l'operaio spende i danè che se ne avvantaggiano tutti. Tutti questi temi sono trattati nella vita agra 60 anni prima che diventassero patrimonio comune, fossero sotto gli occhi di tutti. Ed è proprio questa chiaroveggenza, questa preveggenza, questa esattezza profetica, questo acume, questo intuito che lo rendono moderno. Nato nella provincia maremmana, Bianciardi ha una madre insegnante che gli impone primati scolastici. I suoi studi brillanti negli anni del fascismo, interrotti allo scoppio della Seconda Guerra Mondiale, sono coronati infine da una laurea in filosofia con una tesi su John Dewey. Lettore onnivoro e coltissimo, si dedica ben presto ad un attivismo culturale intenso e umanitario nei primi anni 50. Significativo il periodo nel quale insegna e dirige la Biblioteca Kelliana di Grosseto, bombardata durante la guerra e danneggiata nell'alluvione del 1944. Quell'esperienza culmina con la creazione del Bibliobus, che porta i libri nelle campagne circostanti. Qui Bianciardi stringe amicizie e rapporti con contadini, operai e minatori. A questi ultimi è dedicato I minatori della Maremma, del 1956, scritto con l'amico Carlo Cassola. Questo senso di provvisorietà economica, che è la caratteristica fondamentale delle miniere di lignite italiane, nasce immediato anche nel visitatore ignaro che capiti in un centro carbonifero. I villaggi che sorgono rapidamente e rapidamente invecchiano, le case basse, scure, sparpagliate a casaccio, senza alcun apprezzabile tracciato urbano, in mezzo agli impianti di miniera, gli alti scuri castelli che segnano l'imboccatura dei pozzi, i depositi di legname d'armatura, le lampisterie, i decoville. Questo è il panorama di Ribolla e di Bacinello, forse i più nudi e scabri villaggi minerari della Maremma, dove la popolazione è mista e fluttuante, soggetta a improvvisi spostamenti, a piccole fortune, a gravi rovesci. Qui la vita e la lotta politica, sindacale, umana è più dura perché meno certa è la sopravvivenza e la continuità del lavoro. Lui diventò direttore della biblioteca locale di Grosseto, la Biblioteca Kelliana, nel 1951. E come direttore non aveva molto da fare, nel senso che in biblioteca
arrivava qualche professore, qualche studente, ma la gente non ci andava. E allora fece un pensiero, una riflessione e disse: se la gente non viene in biblioteca, sarà la biblioteca ad andare alla gente, che è normale. E creò il Bibliobus. Il Bibliobus era un furgone anche abbastanza scassato, donato dall'amministrazione comunale, nel quale lui stipava ogni genere di libri e andava in giro per le campagne e per le miniere a portare questi libri a chi una biblioteca non sapeva nemmeno che cosa fosse. Mio padre non ha mai avuto la patente e allora andava insieme a un suo collaboratore che invece guidava questo Bibliobus. Avevano anche una colonna sonora che era Luci della Ribalta e con questa colonna sonora andavano in giro, si fermavano nelle piazze, facevano partire la musica a tutto volume e contadini, minatori si avvicinavano a quella che non avevano mai visto, alla biblioteca. L'originalità della prospettiva critica di Bianciardi nei confronti dello sviluppo del boom economico e dell'industria culturale deriva proprio dall'autenticità del suo rapporto con un mondo che viene prima, che è il mondo della Maremma, della sua giovinezza, della sua formazione, dei primi interventi culturali, della partecipazione tra l'altro all'attività culturale della sua città Grosseto e della curiosità fortissima, no, per la vita sociale popolare con un radicamento fortissimo e una attenzione molto intensa alla vita dei minatori della vicina miniera di Ribolla a cui ha prestato grande interesse quando ci fu un terribile disastro in questa miniera di Ribolla, che è rimasto questo fatto una cosa che ha agito proprio fortemente sulla sua letteratura e sulla sua vita personale successiva. Il 4 maggio del 1954 uno dei pozzi della miniera di Ribolla esplode, uccidendo 43 lavoratori. È una ferita che segna profondamente la vita personale e intellettuale di Bianciardi, che lascia Grosseto e si trasferisce a Milano per lavorare nella casa editrice appena fondata da Gian Giacomo Feltrinelli. Si seppe della sciagura la mattina del 4 maggio. Era stato verso le 8:30 un'esplosione al Camorra, un'esplosione spaventosa. Avevano visto una gran nube di fumo uscire dalla bocca del pozzo, un boato sordo. Baseggio, il caposervizio, era ferito anche lui alla testa, lo avevano portato a massa all'ospedale. Eppure Baseggio non era ancora entrato sotto alle 8:30. L'esplosione l'aveva colpito lassù, all'esterno. Certo, la prima gita del Camorra era sparita. Tutti morti, 50 o 60, chissà. Le notizie che si diffusero subito erano vaghe e contraddittorie, ma la gravità del disastro fu subito chiara a tutti. Le esperienze precedenti avevano insegnato che una esplosione in una miniera di lignite, e in particolare in una miniera difficile come quella di Ribolla, assume sempre proporzioni tragiche. Lui aveva un grosso rispetto per il lavoro manuale, il lavoro operaio, il lavoro contadino. Tanto che aveva fatto sue anche certe espressioni, mutuava delle espressioni proprio da questo lavoro. Diceva:
sfangare per finire una certa cosa. Oggi abbiamo sfangato la 20ª cartella. Diceva anche compagno di barella. La barella è quella lettiga in cui i minatori mettono il materiale che devono portare al di fuori della miniera. E mi ricordo quando facevamo qualcosa insieme, lui mi chiamava compagna di barella, no? Diceva, però attenzione, la compagna di barella deve stare molto attenta, perché se non coordina il passo con quello che sta davanti, rischia che la lettiga, la barella, colpisca le gambe di chi sta davanti. Ecco, aveva rispetto, per lui il minatore, il contadino, lo sterratore, erano figure quasi, quasi eroiche, no? E quando successe la tragedia della miniera il 4 maggio del 54, sì, quello fu veramente una cesura forte dentro di lui, anche perché aveva fatto amicizia con i minatori e vide andar giù, si chiama gita curiosamente, sarcasticamente, il turno di lavoro dei minatori. Vide andar giù 43 minatori e tornare su 43 cadaveri. Questo era la cronaca di una morte annunciata, perché i minatori avevano detto alla Montecatini, che era la proprietaria della miniera, che dopo 3 giorni, c'era stato il 1° maggio, c'era stata una domenica, era pericoloso scendere giù, perché bastava un innesco qualsiasi e il grisù, che nel frattempo si era accumulato, poteva far esplodere, cosa che effettivamente successe. L'inchiesta che stavano facendo insieme a Carlo Cassola è giunta poi nel 1956 ad un libro di grandissimo interesse, no? Che finisce proprio col trauma, no? di questa esplosione, e con una carica fortissima nei confronti dell'azienda che gestiva la miniera, che è un'azienda molto importante, no, nell'Italia di quel tempo, ma che resta una sorta di aculeo velenoso nella sua esperienza e anche la sua letteratura poi milanese, no, in un contesto completamente diverso, parte proprio da una sorta di recriminazione, di dolore, di lacerazione è sorta da quella vicenda. Anche alla Feltrinelli le sue aspettative e i suoi progetti si infrangono in una catena di delusioni. Bianciardi si rende conto che le idee spesso non concordano con le ideologie. Alla Feltrinelli resiste soltanto un anno e quell'esperienza gli ispira Il lavoro culturale, che esce nel 1957. Per comodità di chi voglia fruttuosamente dedicarsi al lavoro culturale, sarà opportuno raccogliere a questo punto tutta una serie di indicazioni emerse dalle pagine che precedono, indicazioni circa il problema del linguaggio. C'è infatti un lessico, una grammatica, una sintassi e una mimica che il responsabile del lavoro culturale non può ignorare. Cominciamo subito perciò con il nocciolo della questione, con il termine problema. Nonostante la differenza spaziale alto-basso dei due verbi, il problema si pone o si solleva, indifferentemente. Ma c'è una sfumatura di significato, perché porsi è oggettivo, cioè sta a dire che il problema è venuto fuori da sé. Mentre sollevare è attivo, il problema in questo caso non ci sarebbe stato se non fosse intervenuto qualcuno a farlo essere. Quasi sempre il problema, posto o sollevato che sia, è nuovo. E si dà gran merito a chi, accanto agli antichi e non risolti, solleva problemi nuovi e interessanti, o meglio ancora di estremo interesse, purché siano ovviamente concreti. Nella Milano industriale e consumista, lo scrittore ritrova i mali d'Italia che hanno determinato discriminazioni, divari socioculturali e tragedie come quella di Ripolla. Quando Bianciardi approda a Milano, si potrebbe dire che diventa anche lo scrittore di Milano, ma scrittore in che senso? Nel senso che si trova inserito in tutte le grandi novità che l'orizzonte del boom economico di quegli anni fa sorgere da un momento all'altro, insomma, le,
le novità di una vita, di una Milano in movimento, in sviluppo, che è un movimento culturale, ma un movimento di vita sociale, un movimento di sviluppo dell'industria e pur essendo lui immerso, no, nell'attività editoriale e poi in quella frenetica di traduttore, guarda in modo intenso e lacerante alla presenza della grande industria a Milano e a Milano ritrova proprio la Montecatini. E allora l'invenzione del romanzo La vita agra è legata anche ad un'ossessione del protagonista fittizio, no, e parzialmente autobiografico del libro nei confronti della Montecatini, che vorrebbe distruggere il grattacielo della Montecatini, no? Quindi tutto l'invenzione di questo formidabile libro parte da questa istanza distruttiva che non è di Bianciardi persona, ma del personaggio a cui Bianciardi fa dire io. Io sono dell'opinione che per capire Bianciardi basta leggerlo. Per esempio, il suo rapporto con Milano è tutto in due lettere. La prima è una lettera a un amico grossetano, dove lui dice questo: i milanesi, credimi, sono coglioni come poca gente al mondo. La gente qui è allineata, coperta e bacchettata dal capitale nordico e cammina sulla rotaia, inquadrata e rigida. Non se ne lamentano, anzi, credono di essere contenti. L'altra ha una data, 5 febbraio del 1955, quindi lui arriva a Milano nell'agosto del 54. Sono passati grosso modo 6 mesi. La lettera è pubblicata da un giornale locale e poi ripresa dal Contemporaneo e dice: in questi 6 mesi la mia delusione è già chiarissima. Gli operai non esistono a Milano. Per incontrarli bisogna andare a Sesto o in Bovisa. In città incontri solo ragionieri. Solo a Milano, infatti, poteva sorgere un'università per ragionieri, che è la Bocconi. A Milano non ci sono nemmeno gli intellettuali, o meglio, gli intellettuali ci sono, ma come individui, non come gruppo. Lavorano nella Milano interna, quella che non produce nulla, ma vende e baratta. L'unico loro problema è quello di non fare brutte figure. Per questo non si sbilanciano, non si aprono, non dicono sciocchezze, che è l'unico modo per dire anche cose serie. La parola problema è quella che ho sentito dire più spesso qui a Milano e spesso sento dire che il problema è un altro. Insomma, il problema del problema, e cioè una grande confusione. Ecco, poi dà anche istruzioni per l'intellettuale moderno, per l'intellettuale vero, e dice: bisogna ricucire l'ostilità aperta fra la borghesia e la classe operaia. Insomma, se cambiamo un po' di termini, troviamo una situazione che è del 2022. A Milano bisogna essere sempre efficienti, sempre essere in forma, ma non perché essere in forma fa bene alla salute e stiamo tutti meglio, no, perché bisogna lavorare. Bisogna essere in forma per quella forma di efficientismo di cui abbiamo anche detto prima. E a Milano, dice Bianciardi, c'è un saluto che lui odiava moltissimo, si arrabbiava molto quando lo salutavano così: buon lavoro. Da Milano questo saluto si è un po' diffuso in tutta Italia, ormai si dice dappertutto buon lavoro. E mio padre diceva: io auguro buone vacanze, non certo buon lavoro. Luciano Bianciardi arriva a Milano, fa molto caldo, ha alle spalle dei mesi di grande rabbia. Quello che trova però è una città infernale, che non gli piace, ha un impatto tremendo, devastante. Appena esce dalla stazione, la gente cammina velocissima e la città è esattamente quella che dicono i giornali, cioè un cantiere a cielo aperto. Si cammina in fila indiana, non c'è spazio per i pedoni, la gente cammina concentrata su se stessa e non guarda quello che è intorno. La seconda grande delusione dopo quella di Ribolla, cioè dopo l'esplosione della Montecatini, è la delusione milanese.
luogo dell'illusione e delle contraddizioni, Milano gli si presenta al contempo come madre e matrigna. Ne ripercorrono le strade e i luoghi sulla falsa riga di un'indimenticabile intervista itinerante con il giornalista della RAI, Carlo Mazzarella, la figlia Luciana e la scrittrice Gaia Manzini, autrice del libro A Milano con Luciano Bianciardi. Il mio primo incontro, Luciano Bianciardi. Bianciardi mi ha dato appuntamento a Brera, verso l'una, proprio nell'ora in cui escono gli studenti dall'Accademia. Vedi Mazzarella, io ho voluto darti appuntamento qua perché Brera è una specie di approdo inevitabile. Quando uno scrittore, un giornalista, un artista o un fotografo arriva da fuori a Milano, è inevitabile che scenda a Brera. Se tu avessi deciso di fare il tuo mestiere a Milano anziché a Roma, stai pur certo che saresti qua. Ecco, siamo a Brera. Ed è qua che è arrivato Luciano Bianciardi nel 1954. Era un po' diversa Brera da come è adesso, eh? Era il quartiere degli artisti squattrinati. Sì, adesso è il quartiere dei turisti pieni di soldi, ma allora veramente era un quartiere popolare. E infatti lui dice quella cosa molto bella, che era uno scampolo di provincia nel cuore della città. Casine piccole, viette percorribili a piedi, però vicino a tutto. Al centro, al Corriere, a Feltrinelli, dove lavorava in via Fate Bene Fratelli. Esatto. E a Piazza Cavour con il Palazzo dei Giornali. E all'Accademia di Brera. Esatto, dove c'erano tutti i suoi amici, perché qui gli artisti passavano tutta la giornata, andavano al bar, andavano in trattoria. Vivevano una vita comunitaria. Esatto. E qui l'Accademia di Brera. Ed è qui che inizia tutto, che inizia soprattutto la vita agra. Senti, allora facciamo una cosa. Ripercorriamo un po' questo itinerario di Brera, che è tipico dell'intellettuale che viene qui, e facciamo questo viaggio, che è il viaggio poi della vita agra, certo, del protagonista del tuo romanzo. Ah, si potrebbe cominciare da qui, vedi? Questo palazzetto, vedi, è uno dei segni della Milano che cambia. Qui cambia forse più lentamente che altrove, ma cambia lo stesso. Già, è il palazzetto dove abita la Camilla Cederna, tu lo sai, non è nemmeno brutto. Ma guarda come è subito soffocato da questa massa di cemento. Senti, ormai è l'ora dell'aperitivo, vogliamo andare qui da Brera, al caffè Brera. E questo è il famoso bar all'angolo di via Brera. Esatto, esatto. Non ci sono più le facce da comparse della bohème, come vedi, ci sono solo turisti che prendono il caffè o il cappuccino. Guarda, guarda, queste sembrano comparse della bohème. Luciano Bianciardi, a proposito di facce della bohème e a proposito di cappuccino, raccontava questa cosa. Se un artista, un giovane artista squattrinato, non aveva abbastanza soldi per mangiare quel giorno, si beveva tantissimi cappuccini zuccherati per arrivare fino alla sera. Con tanto zucchero, sì, perché da quello traevano l'energia per andare avanti. Però si dice che da qui Giulio Confalonieri, il musicologo, affacciandosi, guardando il bar di fronte, dicesse «Tela lì la Giamaica». Che però Luciano Bianciardi nella vita agra chiama il bar delle Antille. Andiamo. Cosa vedi questo caffè proprio soffocato da questa sovrastruttura qui di legno, no? Da questa costruzione? Questo è il famoso Giamaica, vedi? Giocano a carte, così sembra, ma fanno anche ben altro. Lo sai che qua dentro fu meditato il ratto del viceconsole spagnolo a Milano? Qua dentro? Qua dentro. Beh, io so, allora forse quelli che stanno giocando a carte stanno meditando qualcos'altra cosa. E questo è il bar delle Antille.
è un bar che non è mai cambiato dal 1954. Vedi, ci sono ancora le piastrelle, quelle originali. È l'unico bar a Milano non essere mai stato restaurato. Assolutamente. E questo era il vicolo dove sostavano tutti gli artisti, sì. E che però non ha avuto nome. Solo che adesso il nome ce l'ha. Vicolo Piero Manzoni. Perché Piero Manzoni frequentava anche lui il bar delle Antille, però era molto bello questo aneddoto che ha raccontato Bianciardi, che qui non ci fosse nome perché era perfetto per raccogliere tutti gli apolidi che si riversavano a Brera da tutte le parti d'Italia. In questo che chiamavano pomposamente il giardino. Queste sono le vie dei fiori, chiari e oscuri. In Fiori Oscuri c'è un ristorante nuovo, anche bello. Ma quando arrivai non c'era, ai tempi miei, 10 anni fa, si mangiava sempre in fiori chiari e ci si mangia ancora. Questa è una strada antica. Ha ancora l'acciottolato lombardo, vedi, 2 carraie di pietra chiara e il resto sono ciottoli del Ticino. Vedi, siamo in via Fiori Chiari. La via conserva ancora l'acciottolato del Ticino e 2 carraie di pietra chiara, esattamente come era nel 1954 quando Bianciardi è venuto a Milano. E lui abitava poco più avanti in via Solferino, in un palazzo che ora non c'è più. Alla pensione della signora Tedeschi. Esattamente. Io abitavo in questo isolato, vedi? Ora lo stanno abbattendo, il piano regolatore prevede che vada tutto via. E infatti, vedi, hanno già accecato diverse finestre. Però la finestra di camera mia vedo che ancora è intatta, è quella lassù, vedi, al terzo piano. Signora Tedeschi? Signora Tedeschi? Signora Tedeschi? Ah, si è affacciata. Erano camere ammobiliate, per cui non potevano nemmeno fare un minimo di cucina. E allora venivano in questi locali le latterie, questa è la vecchia latteria delle sorelle Pirovini, venivano qui per un piatto di minestra, un piatto di pasta asciutta, oppure la mezza porzione di taleggio, che era il piatto che andava di più. Vedi che bellezza, qui tra un piatto e l'altro la cameriera ti fa anche un balletto. Ed ecco qua tutta questa gente. Sempre così affollato, Pirovini. Sì, è un ristorante affollatissimo. Ci viene un sacco di persone. Ci si veniva sempre anche noi. Le sorelle Pirovini, sorelle religiosissime, avevano sulla cassa Pinocchio. Esattamente. Un quadro di Pinocchio dove c'era scritto vietato dire le bugie, perché ogni volta che qualcuno andava alla cassa mentiva sistematicamente su quello che aveva mangiato. Però vedi, Pinocchio. Guarda, non è un quadro d'autore, è soltanto un cartello per i clienti. Infatti sotto c'è scritto, lo vedi? Vietate le bugie. Naturalmente a quei tempi i soldi in tasca erano pochi e era difficile che si dichiarasse più della metà di quel che si era mangiato davvero. La nuova padrona ha conservato l'usanza, ma ha voluto perlomeno farsi forte dell'appoggio di Pinocchio. Bianciardi entra, si potrebbe dire, entra totalmente nel corpo di Milano, nel corpo dei comportamenti sociali di Milano, no? E vede come proprio in quella Milano a cui lui arriva, no, cominciano a sorgere tanti elementi, tanti momenti, tante forme di vita collettiva, tanti aspetti della pubblicità, per esempio. Sorgono tutte queste cose che poi avranno uno sviluppo successivo fortissimo fino a oggi e che lui esperisce per la prima volta. Anche Bisanzio ebbe i suoi meriti, insegnò qualcosa. La diplomazia, per esempio, la migliore tradizione diplomatica viene da lì. Ecco perché i paesi orientali, anche la procedura, il lessico, la terminologia più corrente. Per esempio, sapete dirmi che cos'è l'escatollo? L'escatollo? Sì, l'escatollo, lo sapete? Non lo sapeva nessuno. È una domanda difficile, almeno da 2,5 milioni. Ci vorrebbe il consulente in cabina. Io ci rinunzio. Rinunziamo tutti. L'escatollo
disse Giulio, è il contrario di protocollo. Protocollo, cioè primo rigo, è la formula con cui si inizia una lettera. Per esempio, caro Lucio, oppure spettabile ditta, egregio commendatore, chiarissimo, professore, eccetera. E scatollo è la formula di chiusura, per esempio, tuo affezionatissimo, oppure suo devoto, e così via. Naturalmente in una diplomazia raffinata come quella bizantina esisteva una vera e propria minuta regolamentazione casistica per la corrispondenza di Stato. E così protocollo, se da un lato significa la registrazione del primo rigo, cioè del nome e del domicilio del destinatario, oltre a un breve oggetto della lettera, d'altro canto significa anche quell'insieme di regole che governano le maniere, il costume, in una corte, in un ministero, in una cancelleria, in un'ambasciata. È chiaro? Eravamo tutti ammirati dalla preparazione di Giulio in fatto di storia bizantina. Davvero avrebbe potuto andare alla televisione sabato sera. Numerose sono le collaborazioni di Bianciardi a riviste e quotidiani. La sua firma appare su periodici della più diversa specie, dall'Unità al Corriere della Sera, da Nuovi Argomenti ad ABC. E intensa ed eccellente è anche la sua attività di traduttore. Jack London, William Faulkner, John Steinbeck e soprattutto Henry Miller sono gli autori ai quali si dedica. Tradurre, comunemente si dice oggi, ma nel 300 dicevasi volgarizzare, perché la voce tradurre sapeva troppo di latino e allora scansavansi i latinismi. Lui è stato veramente un grande traduttore. Io ho fatto per 20 anni la traduttrice e gli ho sempre invidiato il fatto di correggere pochissimo. Intendiamoci, a quei tempi correggere significava andare di bianchetto, non era così semplice come annullare con backspace sul computer. Correggeva pochissimo, aveva una quadratura mentale particolarissima, per cui la frase entrava in lingua originaria e usciva immediatamente in un italiano comprensibile, chiaro, esatto lessicalmente e riproducente l'esatto ritmo dell'originale. Era anche disciplinatissimo nel suo lavoro. Lui divideva il numero delle cartelle per il numero dei giorni che gli erano stati dati e non andava mai a dormire finché non aveva finito la sua dose quotidiana, che lui chiamava diuturno battonaggio, perché diceva che il traduttore era un po' come una prostituta, perché non sceglieva lui il libro da tradurre, aveva ritmi che non erano suoi ma erano imposti e comunque si affidava sempre al miglior offerente, perché fra due libri da tradurre sceglieva sempre quello che gli avrebbe reso di più. Il suo capolavoro traduttorio è ovviamente I Tropici di Miller, che lui descriveva come un uragano. Diceva, sono passato attraverso un uragano e quando passi attraverso un uragano non puoi passare indenne, almeno un raffreddore te lo prendi. Quel raffreddore è la straordinaria lingua che ritroviamo nella Vitagra. Se non ci fossero stati I Tropici, probabilmente non ci sarebbe stata nemmeno la Vitagra, o perlomeno sarebbe stata un po' diversa da quella che è stata. Intorno al capolavoro della Vitagra c'è l'attività concreta che Bianciardi svolgeva in quegli anni come scrittore, traduttore, giornalista, freelance, che era ossessionato dalla necessità di scrivere anche per motivi di sopravvivenza, in un'ossessione continua di rapporto con libri da tradurre, spesso grandi capolavori della letteratura americana, altre volte libri di fastidiosi che nemmeno lo interessavano. Ecco, e la Vitagra in realtà è un romanzo sul tradurre, è un romanzo sul traduttore come colui che è immerso nella letteratura contemporanea, nella letteratura di tutti i tempi. A questo tradurre si accompagnano poi gli interventi giornalistici, talvolta interventi polemici, altre volte interventi creativi. Ora, nell'atteggiamento di Bianciardi nei confronti di questo suo fare c'è un elemento aggressivo,
un elemento di partecipazione, di immersione totale e un elemento ironico. Ora, nella vita agra e in tanti altri suoi scritti, la capacità critica di Bianciardi si collega sempre sottilmente anche ad un orizzonte giocoso, perché lui gioca anche con i libri, gioca con le cose che traduce, no? E si immerge appassionatamente poi sulla grande letteratura contemporanea. Non dimentichiamoci che ha tradotto Faulkner, ha tradotto Henry Miller, che è un autore molto particolare, no? Che è molto amato da Bianciardi, e Bianciardi ne risente un po' in alcuni aspetti della sua opera, no? Ma Bianciardi ha una capacità di giullare, insomma, sembra quasi che prenda tutta la letteratura in cui è immerso e la manipoli e la rovesci per farne voce della condizione sua personale, che è la condizione dell'intellettuale libero nel mondo non libero del neocapitalismo in grande movimento, in grande avanzata di quegli anni. Dissi a Marcello che era meglio prendere il treno e tornarcene a casa nostra. Lui, che mi conosce, capì a volo cosa avevo in mente e attaccò una delle sue solite prediche. Prima di tutto mi disse che ero un provinciale. A cosa mi credevo? Che la grande città fosse quel luogo di meraviglie e di godurie che credono certi, quelli che amano viaggiare? No. La grande città era proprio così, invece. Un posto duro, cattivo, teso, assillato. Tanta gente che corre, che si dibatte, che ti ignora, che deve arrivare. Ma arrivare dove? Chiesi. E chi lo sa? A pagare la tratta che scade, forse. A trovare i soldi per concedersi questo dubitabile vantaggio, provinciale anch'esso, di vivere nella grande città. Guardali in faccia, stirati con gli occhi della febbre, dimentichi di tutto tranne che dei soldi che ci vogliono ogni giorno e che servono soltanto quanto basta per stare in piedi, per lavorare, trottare ancora e fare altri soldi. Un giro vizioso. E la tragedia sta proprio nel fatto che di questo loro non si avvedono, che si ritengono privilegiati. Ascoltali, provocali e sentirai la sicumera di questa gente solo perché abita nella grande città. Quando nel 1962 lo scrittore pubblica La vita agra, l'opera di una vita, il successo è travolgente e inaspettato. Il romanzo, un capolavoro di alta e singolare sperimentazione, può essere letto come un unicum con il lavoro culturale e con l'integrazione, come scrive Goffredo Fofi. Bianciardi mette in campo tutti gli stilemi della sua scrittura e della sua esperienza personale. Sulfureo, pungente, ironico, erotico, satirico, profondamente segnato da un sogno di libertà intellettuale, umanissimo. Il libro è quasi un'autobiografia e la città industriale e operaia affacciata sul miracolo economico è molto più di uno sfondo. Così la Milano di Bianciardi e la Roma immortalata negli stessi anni da Fellini e Flaiano nel film La dolce vita raccontano l'Italia con i suoi malesseri, gli eccessi, le contraddizioni e gli smarrimenti agli albori degli anni Sessanta. Può essere molto interessante confrontare, no, quello che fa a Milano Bianciardi in quegli anni, all'inizio degli anni Sessanta, e quello che fa a Roma Ennio Flaiano, no, che è un altro autore che attraversa tutto l'orizzonte, no, della comunicazione culturale contemporanea, no, con un atteggiamento ironico, meno rabbioso di quello di Bianciardi, ma in fondo convergente, no, nel criticare l'avanzata di certi nuovi modelli culturali, dove il movimento in avanti, l'orizzonte del grande sviluppo economico, il boom economico appunto, cominciava a mostrare le sue contraddizioni e naturalmente Bianciardi le vive fino in fondo, le vive rabbiosamente e giocosamente nello stesso tempo. Flaiano le vive con la sua ironia pungente, talvolta sotterranea,
con momenti che sembrano di ammiccamento e altri di distacco, e in fondo si potrebbe addirittura mettere a confronto La vita agra e anche il film che ne trasse poi Lizzani poco dopo, con La dolce vita. Ecco, la Milano in un modo, Roma in un altro, sono due specchi di un trasformarsi del paese che alcuni intellettuali, alcuni scrittori che non avevano una pretesa di superiorità sociale, insomma, ma stavano immersi proprio nel flusso della vita intellettuale ed economica anche di quegli anni, questi due scrittori l'hanno sentito in profondità, l'hanno avvertito questo trasformarsi con una sorta anche in fondo di leggerezza, di abbandono al valore della prospettiva critica, del voler mettere in gioco la propria cultura per capire le contraddizioni del presente. Io non conosco Roma tanto bene quanto conosco Milano, né, è ovvio, conosco Flaiano tanto bene quanto conosco Bianciardi, però mi sembra che le loro parabole grosso modo coincidano, no? Flaiano era pescarese, ecco, Bianciardi era grossetano, tutti e due si trasferiscono nella metropoli per questioni di lavoro. Però mi sembra che Flaiano sia stato più integrato nella Roma, forse per la sua prossimità anche con il cinema. Bello è anche il loro rapporto, perché tutti e due parlano di successo con degli aforismi. Flaiano, mi sembra, a proposito del un marziano a Roma, abbia detto a un certo punto: l'insuccesso mi ha dato la testa. E Bianciardi diceva spesso: successo è il participio passato del verbo succedere. Questa è la storia di una disfatta, di una delusione. La storia di un intellettuale che dalla provincia viene nella grande città con un suo progetto rivoluzionario che però non riesce mai a realizzare. Gli ultimi anni di vita di Bianciardi sono particolarmente travagliati. Disorientato dall'improvviso successo, lo scrittore si chiude in se stesso e si rifugia per un anno a Rapallo, in Liguria. Rifiuta una collaborazione fissa con il Corriere della Sera. Si appassiona alla storia del Risorgimento, nel quale ravvisa forse l'iperbole di ideali e di una rivoluzione che unisca l'Italia politica e sociale sul modello delle Cinque Giornate di Milano. Torna nel capoluogo meneghino per morirvi a soli 49 anni, il 14 novembre 1971. Diciamo pure e subito che l'insurrezione milanese del 59 fu un moto spontaneo, anche se a lungo covato e di natura interclassista, perché abbiamo visto che vi presero parte tutte le categorie di cittadine, urbane e provinciali. Fu, questo sì, un moto imprevedibile e imprevisto, sia dagli insorti che dagli oppressori, e perciò fu tanto più fortunato nelle sue prime fasi, fino a che, voglio dire, durò l'imprevedibile. In 5 giorni abbattemmo il potere, spuntandola su un esercito di 14.000 uomini, ma furono commessi alcuni sbagli che non esito a definire esiziali. Bianciardi ha sempre sentito dentro di sé il fascino di una cultura italiana concepita come occasione di conciliazione, no? di chiusura delle stesse lacerazioni che lui avverte continuamente nella vita contemporanea, no? Quindi pensa a un modello utopico, per lui è quello del Risorgimento garibaldino, no? Una unità del paese radicata nella sua cultura, nella sua tradizione culturale, che però tende proprio ad una sorta di coralità sociale che coinvolga tutto il paese. Questo era il Risorgimento che lui ama, Risorgimento che non ha vinto fino in fondo, no? E ha scritto tanti libri, Bianciardi, su, anche con titoli, Daghel avanti un passo, La battaglia soda, sono, anche ognuno di questi titoli meriterebbe una
spiegazione, delle variazioni, perché hanno delle ragioni radicate proprio nella sua stessa passione personale. Garibaldi per lui, no? È un mito eccezionale che risale anche a tradizioni familiari, a racconti sentiti dai vecchi della famiglia. Ecco, ci sono tutti questi elementi che danno alla sua passione per il Risorgimento un valore particolarissimo, un Risorgimento che non si è realizzato e che lui vorrebbe ritornasse in qualche modo, no? Ma senza coincidere però con quelli che sono i movimenti reali di quegli anni, gli equivoci che tutto ciò che accadeva in quegli anni presentavano ai suoi occhi. Per esempio, lui, che è uno scrittore fortemente sperimentale, no? Che non ci dà una narrazione difilata degli eventi, ma su questi eventi imbastisce una serie di contraddizioni, di richiami inventivi, di ironie e di fantasie d'ogni genere, insomma, no? Scrittore molto sperimentale che non ama però la neoavanguardia, insomma, no? Di quegli anni, non coincide assolutamente, né coincide con l'orizzonte del 68, anche se è molto curioso per quello che accade, no? Però ecco, ha bisogno, no, di pensare ad un orizzonte di forte, come dire, integrazione e conciliazione umana della vita integrale, libera dell'essere umano. Bianciardi ha sempre avuto il mito del Risorgimento, era qualcosa che gli aveva passato il suo papà e individuava in quel periodo storico, forse con qualche forzatura interpretativa, un momento di grandissima purezza. Lui si immedesimava soprattutto in Garibaldi. Garibaldi narra spesso nei suoi libri, era un irregolare, aveva un esercito, l'esercito dei mille, che era un esercito raccogliticcio e senza divisa. Dice sempre venivano vestiti un po' come gli pareva, no? Come capitava. E questo era molto, come dire, simbolico anche di come la pensava lui, essere un po' anarchici, essere fuori dalle regole, ma lottare invece per degli ideali molto precisi, senza nessun tipo di ipocrisia. Ecco, Luciano Bianciardi detestava l'ipocrisia e si rivedeva in quelli sistema di valori, secondo lui, perfettamente puri che c'erano negli eroi del Risorgimento. Il concetto di rivoluzione nella vita agra è un concetto un po' di Sant'Agostino. Infatti lui dice la rivoluzione deve cominciare in interiore homine, che è agostiniana. In Aprire il fuoco invece, siamo dal 62 al 69, quindi c'erano stati di mezzo molte vicende, cambia completamente e esaminando gli errori che sono stati fatti durante la rivoluzione delle cinque giornate di Milano, Bianciardi osserva che sono stati fatti tre errori fondamentali, tipici anche di altre rivoluzioni, cita per esempio Che Guevara, altri rivoluzionari, e sono tre errori fondamentali. Il primo è di natura politica, cioè dare credito a personaggi che poi non si sono rivelati attivi per la rivoluzione. Nel caso delle cinque giornate di Milano fu il Papa Pio IX. Il secondo di natura filosofica, e cioè il credere che a una rivoluzione debba sempre seguire una forma di governo. Invece la rivoluzione, se vuole rimanere tale, deve rimanere rivoluzione. Se diventa governo è già fallita, dice Bianciardi. Il terzo è strategico e qui dà un'indicazione ai giovani che vogliano fare una rivoluzione vera, reale. Dice: ragazzi, lasciate perdere l'occupazione di università, di palazzi, eccetera. Non dovete occupare quelle, dovete occupare le banche. Anzi, meglio, le dovete occupare, dovete prelevare tutto il contante e poi con un aereo messo a disposizione da un amico far piovere questi biglietti, allora erano da 10.000, sulla città. In questo modo, entro due ore, l'economia urbana sarà sganasciata, tutti smetteranno di lavorare e avrete ottenuto la vera rivoluzione.
Un destino segnato da successi e delusioni, utopie e tracce di inguaribile ironia, quello di Luciano Bianciardi, scrittore unico nel pantheon letterario del Novecento. Autentico e spietato, ci consegna un lascito intellettuale e morale che sembra ammonire le nuove generazioni, avvertendole fin dal titolo del suo capolavoro, dal suono dolce e amaro, La vita agra. E se ora ritorno al mio paese e ci incontro Tacconi Otello, che cosa gli dico? Sono certo che nemmeno stavolta lui dirà niente, ma quel che gli leggerò negli occhi lo so fin da ora. E io cosa posso rispondergli? Posso dirgli, guarda Tacconi, lassù m'hanno ridotto che a fatica mi difendo. Lassù se caschi per terra nessuno ti raccatta e la forza che ho mi basta appena per non farmi mangiare dalle formiche. E se riesco a campare, credi pure che la vita è agra lassù.